Buonasera, grazie a tutti per essere intervenuti. Sono contento, sono commosso. Oltretutto io ho scritto una testimonianza prima, perché poi dice che l'editore ci tiene molto, quindi si lascia una testimonianza, perché la Salenta Rossa deve sapere che il Monumento Nazionale, questo posto, è nato nel 1920 e qua sono passati dei grandi scrittori geniali di tutto il mondo, da Kerouac, Hemingway e così. Allora bisogna scrivere una cosa. Io ho ricordato che anni fa lavoravo al Teatro Bracco, perché io mi diverto a fare pure l'attore, ma l'operanza che cerco di farlo. E girando qua via Portabile, già avevo scritto delle cose, avevo pubblicato qualcosa, pensai, madonna, magari riuscissi un giorno a pubblicare con Guida, sarebbe una cosa bellissima. Oggi lo sto facendo e sto presentando il libro e sono molto commosso. Grazie. Ma raccontare proprio il romanzo non è che è difficile, è facile, però bisognerebbe poi svelare certe cose che è bello invece andare a scoprire. Si dovrebbe solamente cercare di inculcare, ecco, la curiosità per andare a vedere la caschetta. Ma che la cosa là come va a finire? Ecco, in questo romanzo di Gianni c'è proprio si vuole proprio la domanda come va a finire. Chi è questa Emilia? C'è, non c'è, vive, è morta, è un'idea, è una presenza reale? Non si capisce. Talia legge. Secondo legge non lo capisce. E infatti lui conclude non con un finale, ma con più finali. Potrebbe essere così, ma potrebbe essere anche in quest'altro modo. E questo è quello che tu hai. Non posso andare oltre, perché lui proprio mi ha vietato di dire determinate cose. Ha detto no, nulla a ricevere. Gli amici devono stare vicini nei momenti certo. Importanti della vita. Però io volevo anche fare un interventino, perché io su Facebook ho detto delle cose tue al di là del libro, e devo dire che ultimamente io ho trovato questo trafiletto, che sicuramente è una cosa che interessa a te personalmente. Grazie. Però niente, mi è piaciuto leggerla e ho scoperto che potrebbe anche interessare a tutti. Allora vieni qua, vengo proprio là. Cioè leggendo, io a parte il fatto che ho già letto il libro, ma e quindi non ne parlo perché altrimenti sveleremmo delle cose. Però pensavo che questo facesse parte del libro, cosa che invece non è, è una sua. Siccome tu nel libro usi molto elucubrazione come termine, forse questa è una elucubrazione tua
che però forse potrebbe interessare un po' tutti quanti. Mi faceva piacere farlo sapere anche agli altri. Ho trascorso la mia vita cercando di capire che cosa avrei voluto essere da grande. Ora che sono anagraficamente grande, ho capito che avrei voluto diventare semplicemente un uomo. Ce la sto mettendo tutta, ma costa fatica, credetemi. Costa un'immane fatica. Io ci sto provando e continuerò a farlo fino alla fine dei miei giorni. E se non ci riuscirò, vorrei che rimanesse di me comunque il ricordo di uno che ha cercato per tutta la vita di essere degno di appartenere a quella categoria sempre più rara, se non addirittura in totale via di estinzione, che viene definita umanità. Mi piace molto. Ho voluto rendere partecipi anche gli altri amici. Grazie. Vorrei solo lanciare una piccola sfida a Gianni, perché io il libro l'ho letto e credo che lo leggerete con piacere anche voi. Allora, oggi si vede un po' di tutto, il cinema è un'arte affascinante, non quello minimalista che non mi piace, ma quello che tratta le piccole cose della vita e del cuore, che non è minimalismo ma è poesia. Allora io gli lancio una sfida e poi vi prego di seguirci in questa cosa, ci relazioneremo su questo. Di questo romanzo io da quando l'ho letto ho detto deve diventare un film, piccolo, semplice, delicato, dolce e affascinante nel suo racconto. Quando leggete il libro vi renderete conto che sarebbe difficile, però si può fare, perché si può fare tutto. Allora io vi lascio ancora una volta adesso la parola a loro, vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e lancio questa sfida. Adesso dobbiamo far sì che qualcosa succeda e può succedere e credo che questa sia la sfida più affascinante intorno a questa operazione di cui si possa mai adesso parlare e mettere poi mano. Quindi diamoci un appuntamento, un anno, va bene? E poi vi faremo sapere. Comunque di nuovo in bocca al lupo a Gianni Schiaffoni.